mamma mia Manai, quell'ultimo tiro parato con la schiena, con il fianco, quello che è, insomma, da Donnarumma, mamma mia. Comunque l'Italia vince, l'Italia parte bene perché comunque conquista i 3 punti che doveva conquistare alla vigilia. Che cosa non mi è piaciuto? Il secondo tempo, il ritmo troppo basso per troppo tempo. O meglio, non riuscivamo ad affondare, magari no, il colpo, pur avendo in pratica lo stesso possesso palla del primo tempo, quindi molto alta la percentuale, no, di possesso palla, ma non riuscivamo ad affondare il colpo. Vuoi per un calo fisico, vuoi perché appunto ci incischiavamo forse un po' troppo, nel senso che andavamo avanti e poi magari tornavamo indietro quando invece era il momento, no, di affondare, di provare una giocata un po' più difficile e non limitarsi al compitino, chiamiamolo così. E quando tu tieni il ritmo basso per così troppo tempo, poi se succede una cosa, se c'è una fiammata da parte dell'avversario, che magari, no, vedendo che comunque tu non sei troppo pericoloso in quel determinato periodo di partita, ti aggredisce un po' di più, sale quindi un po' di più con la pressione, riprende un po' più di spirito, sono tutte cose che succedono. E poi magari, no, una fiammata e tu non sei pronto, anche proprio a livello, no, di intensità, a livello fisico, non sei pronto e rischi di subire. Perché un conto che, ok, tu fai quel gioco veramente, veramente tanto in controllo nel secondo tempo, pur non creando praticamente, no, occasioni, ma sei in vantaggio di 2/3 o più gol, no? Un conto è invece farlo con solo un gol di vantaggio, e lì rischi, passatemi il termine, l'inculata finale, ed è quello che stava per succedere. Due tiri in porta rischiava l'Albania di farti due gol con due tiri in porta, quindi attenzione, però un po' di sofferenza, o meglio, all'inizio, diciamo, più che sofferenza, la sorpresa, perché poi in realtà ci riprendiamo subito, da un minuto dopo, no, il gol dell'Albania, ci riprendiamo perché c'è l'occasione di Pellegrini, poi creiamo varie occasioni, passiamo in vantaggio, potevamo fare il terzo, almeno il terzo gol lì in quell'occasione, insomma, nel primo tempo. E poi, quindi insomma, giochiamo bene, quindi diciamo in occasione del primo gol dell'Albania dopo 22 secondi, che tra l'altro è il gol più veloce della storia degli europei, diciamo più sorpresa che spavento, sofferenza. Un po' più di sofferenza, ecco, nella parte finale di partita. Comunque, buona serata a tutti, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, anzi, buonanotte a tutti, visto che ovviamente sarà quasi mezzanotte quando uscirà questo video. Italia batte Albania 2-1, segna Bairami dopo, come ho detto poco fa, no? 22 secondi. Erroraccio, non si intendono Di Marco e un difensore dell'Italia, forse Bastoni, però l'errore lì è la fretta di Di Marco nell'effettuare la rimessa subito dopo 20 secondi. Insomma, ancora non era stata attaccata la spina, diciamo, ancora non c'era la connessione fra compagni. E bravo Bairami a fiondarsi sulla palla e a sparare sotto il 7. Però certo, mi sono un po' alterato lì perché mi stavo sedendo, stavo facendo proprio il movimento per sedermi, per accomodarmi. Gol. Cavolo. Tifosi albanesi, vabbè, non ci credono, tra l'altro i tifosi albanesi che riempiono la maggior parte, no, dello stadio, non ci credono, esplode di gioia Bairami e vorrei vedere, cioè, un inizio d'europeo migliore di quello, penso, non l'avrebbero nemmeno sognato. E quindi gol subito, un po' ne ho dette a Di Marco, sinceramente, devo dire la verità, perché lì per lì mi sono innervosito tantissimo. Poi mi sono calmato quando ho visto, un minuto dopo, comunque l'Italia reagire. Ero ancora un po' alterato dell'occasione di Pellegrini, scusatemi il gioco di parole, quella tiro a giro, no? Che va largo alla sinistra di Stracoscia, alla sinistra del palo. Alla destra del palo, scusate. E quindi piano piano l'Italia comunque che inizia ad imbastire occasioni, c'è vario movimento senza palla, imbucate, velocità, intensità.
E al decimo minuto arriva il pareggio di Bastoni. Su uno schema, Di Marco che tocca per Pellegrini, cross perfetto sul secondo palo per Bastoni che è solo solo ed infila in porta, infila appunto stracoscia. Poi, dopo non molto, succede che Barella si inventa questo gol di prima senza pensarci un attimo. Ecco, è un po' quello che è mancato all'Italia, no? Nel secondo tempo. La giocata, la velocità di pensiero, troppo lenti in molte situazioni. E vabbè. Però Barella veramente azzecca questo tiro, no? Di esterno destro perfetto di prima e quindi 2-1 e lì ero soddisfatto. Poi sono stato ancora più soddisfatto perché abbiamo creato altre occasioni. Il palo di Frattesi lì, bravo stracoscia, no? Lo scavetto, il tentativo di scavetto di Frattesi, bravo stracoscia principalmente. Il tiro di Scamacca, il tiro di Pellegrini già l'avevo detto, poi mi pare un'altra occasione comunque. Quindi ce le abbiamo avute le occasioni e anche importanti per fare il terzo gol. Ecco, lì ho detto, cavolo, se fossimo riusciti a fare il terzo gol non sarebbe stato male. Perché? Perché queste partite poi, ecco, se rimani con un solo gol di vantaggio ti si potrebbero mettere, no? Un po' di traverso. E vabbè, però, secondo tempo poi ho detto in breve quello che è successo e dove abbiamo sbagliato secondo me. Lo ripeto ancora una volta, se non si fosse capito, ritmo troppo basso per troppo tempo, troppo controllo. Vuoi per magari una questione fisica, ok, gli allenamenti molto intensi, ok, che magari il picco della condizione dovrà esserci, no, cioè, doveva esserci non oggi ma contro la Spagna, però cavolo, oggi comunque l'esordio. Mettiamoci, ecco, vabbè, dai, è la prima partita, quindi un po' di ruggine che va tolta, insomma, ci sta. Ci sta, però un po' troppo è stato quello che abbiamo visto secondo me nel secondo tempo. Troppo, troppo ritmo basso, troppo. E vabbè, alla fine rischiamo, comunque, ripeto, 70% e più di possesso palla, l'Albania fa tre tiri in tutto, considerato anche il gol proprio dopo 20 secondi, un tiro di Asani, se non erro, sempre nel primo tempo, un altro nel secondo tempo. E l'occasione poi di Manai. Per il resto, comunque, sempre in controllo. Barella, top, e meno male che si diceva forse, oddio, chissà se riuscirà a giocare, eccetera, eccetera. Un po' acciaccato, meno male. Se non avesse giocato lui, comunque, non so come sarebbe andata a finire, sinceramente. Nel secondo tempo, potevano fare di più, ecco, in generale tutti, però un po' troppo lenti, forse Jorginho, Frattesi magari poteva fare qualcosa in più. In generale mi è piaciuto abbastanza comunque Calafiori, considerando che questa era la terza presenza con la nazionale, quindi bene comunque. E quindi questo, ragazzi, comunque i tre punti, la prima partita di qualsiasi torneo. Di questi tipi di tornei, insomma, è fondamentale partire con il piede giusto. Ora giovedì ci sarà a Gelsenkirchen la Spagna che oggi ha battuto 3-0 una Croazia che nel momento in cui poteva rientrare in partita non sfrutta quelle occasioni che ha e quindi giusto che venga punita, insomma. Poi vabbè, oggi c'è stata anche la vittoria, no, della Svizzera sull'Ungheria per 3-1. Si stanno vedendo un bel po' di gol. Ieri comunque, no, prima partita ad aprile europeo, la Germania padrona di casa che schianta una Scozia quasi inesistente per 5-1 in casa, quindi grande festa per loro. E quindi questo, ragazzi, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Forza azzurri, al prossimo video.